Ci stiamo preparando da una settimana, abbiamo fatto l'amichevole in Svizzera che diciamo è andata anche abbastanza bene. E adesso ci aspetta questa partita contro la Lettonia che è sicuramente diciamo, alla nostra portata perché siamo in un gruppo difficile. E se una partita diciamo, possiamo vincerla è questa qui. E penso che ci troveremo sicuramente pronti. Squadra che al di là di te, Marrochi e Skatar è una squadra molto molto giovane, state lavorando insieme ormai da diversi giorni, che Italia da veterano, che Italia vedi? Sì, è un'Italia molto giovane, però è la migliore Italia che c'è in questo momento. Sono tutti ragazzi che giocano, che è molto importante, che giocano nelle loro squadre e nelle loro squadre sono giocatori fondamentali. Allora sicuramente da ognuno ci possiamo aspettare che dà il suo. State ragionando anche sulla doppia partita o uno step by step? Dobbiamo pensare che ci sono due partite, però intanto c'è la prima in casa che è diciamo quella che dovremmo vincere. Tu torni in nazionale, tra l'altro, a giocare una partita ufficiale, tralasciando le amichevoli, dopo praticamente un anno, no? Come stai? No, sto benissimo, fisicamente sto bene, diciamo dopo Benevento e anche penso che dobbiamo riscattarci dopo, non dico la brutta figura, però dopo il gioco che abbiamo fatto vedere a Benevento. Beh, decisamente una partita fondamentale perché dopo il match della Norvegia, dove sapevamo che comunque non avevamo grandi possibilità, la Lettonia è una squadra con cui ce la possiamo giocare e con cui sappiamo di poter far bene e ci stiamo allenando per quello e è già da una settimana che siamo in stage, ci alleniamo quasi tutti i giorni e comunque abbiamo solo l'obiettivo di far bene queste due partite. E tra l'altro, da un punto di vista proprio delle rotazioni, no, sul campo, soprattutto nel tuo ruolo, siete effettivamente tanti perché ci sei tu, c'è Savini, c'è Pablo Marrochi, c'è Turkovic. Questo ci permetterà, e lo ha detto anche Mister Trillini, di tenere un ritmo sempre molto alto. Sì, beh, il nostro progetto di gioco, la seconda fase, è giocare il gioco veloce per fare più gol possibili senza attaccare le difese già ben posizionate, che sappiamo con tutti i grandi giocatori che ci sono, per noi sarà più difficile che sfruttare il gioco veloce, sicuramente.